Madrid, 11 luglio 1982. L'Italia vince il Mondiale. Ascoltiamo gli inni nazionali. La punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi, 12° del secondo tempo. Vediamo le congratulazioni di Juan Carlos a Pertini e l'esultanza. Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli. Splendido gol di Tardelli, 2-0, Tardelli ha raddoppiato, uno splendido gol. Va in avanti Conti, traversone, Altobelli, e sono tre, Altobelli, terzo gol di Altobelli. Pertini dice, ormai non ci prendono più. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo. Campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Insieme con il Brasile è tre volte campione del mondo. Oggi i giornali spagnoli scrivono che il presidente Pertini è stato il protagonista del palco reale. Beh, nel palco reale, perché io sono molto amico del re di Spagna. È un giovane che io apprezzo molto, questo giovane re, lo apprezzo molto, perché due volte lui ha fatto il trapasso dalla dittatura che è durata 40 anni a una democrazia senza spargimento di sangue. E poi golpe... c'è stato il golpe, questo ha lanciato un appello, un messaggio per la, alla televisione ed il golpe è rientrato. Ha giocato male Berzo, lo faceva lui il 7. Sull'aereo del ritorno Pertini gioca a scopa con Berzot, Zoff e Causio. A Roma la folla accoglie trionfalmente Pertini e i vincitori.